Quindi, come va? Com'è stato il risveglio da campioni della Coppa Italia 2020-2021? L'anno scorso l'abbiamo persa in finale, quindi diciamo che quest'anno è andata meglio sotto questo punto di vista. Poi è andato peggio sotto altri punti di vista, questa è un'altra storia. E ora dobbiamo cercare di non far andare a rotoli completamente questa stagione, ma abbiamo la possibilità di un miracolo, andare a superare il Milan in extremis o il Napoli in extremis nel finale di campionato più pazzo da Adam Pezzo. È un pezzo che la Juventus non si ritrovava in questa condizione finale di giocarsi tutto all'ultima giornata. Bene, sono contentissimo, immagino che siate contentissimi anche voi. Fatemi sapere come avete festeggiato qui sotto nei commenti. Io ovviamente non ho fatto niente di che, ero a casa e vabbè, immagino tutti, dato che il coprifuoco comunque c'era per tutti e poi ho fatto un po' di dirette con Sipol, Gabbo e così. Allora, niente, torniamo sul pianeta Terra. Ovviamente abbiamo rubato anche ieri, questo è il messaggio che sta passando, tanti commenti di questo tipo. Dispiace che le persone abbiano questa concezione di calcio. Veramente, mi dispiace per loro, io sono veramente triste per loro perché non riescono mai, mai, mai a godersi, mai, mai, mai a godersi una cazzo di partita. Se devi vivere con l'ansia di sperare che la Juve sempre debba perdere perché ti sta sul cazzo, hai sbagliato completamente l'approccio allo sport. Guarda, te lo dico proprio tranquillamente, te che sei dall'altra parte dello schermo e sei qua che rompi le balle con soliti discorsi senza senso, ti invito veramente a non guardare più il calcio perché ti fa male, ti fa male. Ti fa veramente male. Dispiace. Allora, un mi piace a questo video, signori, dove andiamo a fare le penultime pagelle della stagione. E vi invito a scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, per andare a capire quelli che saranno tutti i ragionamenti dell'ultimo periodo, tutti i ragionamenti degli ultimi giorni che ci stanno proiettando a domenica, dove veramente andremo a giocarci la partita della vita, una partita che vale una stagione intera. Scaricatelo, è gratis. Voglio partire da Pirlo. Voglio partire da Pirlo perché in tanti, in queste ore, mi state chiedendo: ma quindi Pirlo ha la possibilità di essere riconfermato? Sì o no? Allora, vi do una risposta molto politicamente corretta, e cioè che in questo momento non è il momento di parlare di queste cose. Il futuro di Pirlo, il futuro dei singoli, che siano giocatori, che siano dirigenti, che siano allenatori, va spostato, signori, va assolutamente portato avanti. È ovvio che un finale di stagione in crescita, quindi Coppa Italia, Juve Champions, potrebbe essere un motivo per mettere in difficoltà quantomeno la dirigenza nell'operare una decisione, nel prendere una decisione, nel fare, nel compiere una scelta. Cosa che però, per quanto mi riguarda, secondo me è già stata fatta. Secondo me la Juventus ha già deciso e non sarà il porto la Juve in Europa League, porto la Juve in Champions League a far cambiare idea. Certo è che mettere in difficoltà la dirigenza con la conquista della Champions potrebbe essere una grandissima mossa per Andrea Pirlo. Vi dirò di più e poi non ne parliamo più. Paradossalmente, nella mia testa, una conferma di Pirlo tanto è bassissima come possibilità. Ma è più plausibile un Pirlo che rimane alla Juventus con l'Europa League piuttosto che una Champions League. Per un discorso molto semplice, cioè chi viene ad allenare la Juventus in caso di Europa League? Perché si sono fatti nomi veramente di basso livello anche, eh? E sinceramente, se devo cambiare allenatore per andare a prendere, con tutto il rispetto per questi professionisti, uno come Mihailovic, uno come Gattuso, uno come Simone Inzaghi, uno come Spalletti, allenatori su questa falsariga qua, sono molto più dell'idea di confermare il progetto tecnico anche per una seconda stagione, anche visto e considerando che l'obiettivo non è più andarsi a giocare i primi posti di Champions, ma è l'Europa League, un anno di transizione nel quale far crescere i giovani che abbiamo a disposizione. Però, ripeto, è paradossale quello che sto dicendo, ma ne voglio parlare alla fine della stagione, perché non è assolutamente giusto in questo momento distogliere l'attenzione da quella che è stata la partita. E parto da Pirlo, perché c'è qualcuno che sta iniziando ad annusare eventualmente l'aria di conferma di Pirlo in panchina, e ieri sera veramente bisogna fare i complimenti a Pirlo.
un grandissimo applauso ad Andrea che ha veramente interpretato bene la partita. Abbiamo rischiato tanto nel primo tempo, questo è vero. Mi ricordo che nei primi minuti ho pensato, aia, aia, qua prendiamo l'imbarcata. Poi ci siamo messi bene, abbiamo capito come giocava l'Atalanta, abbiamo capito la disposizione dell'Atalanta, ci siamo mossi di conseguenza e Pirlo ha indovinato anche la mossa Kulusevski, che spoiler, è il migliore in campo, non c'era bisogno di dovervelo dire. Pirlo mi è piaciuto tanto sia nella gestione della partita anche, quindi andando a difendere con il 3-5-2 nel momento clou della partita, 10 minuti alla fine, senza aver paura di mettere in discussione il tutto, ha voluto rischiare inserendo un difensore e portando la Juve col 3-5-2, mossa molto 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 coraggiosa, come è stato coraggioso mettere Kulusevski che andava a formare questo 4-5-1, 4-4-1-1 con Kulusevski che giocava praticamente sempre dietro la linea della palla, cosa che ha fatto molto anche Cristiano Ronaldo, accettando il fatto che l'Atalanta potesse giocare nel primo tempo, e poi ci siamo veramente scatenati nel secondo con dei ritmi altissimi dove l'Atalanta stava facendo fatica un po' a mostrarci il suo fantastico gioco offensivo, dove noi abbiamo fatto uno dei migliori secondi tempi della stagione. Quindi bravo Pirlo. Un'altra cosa che mi è piaciuta di Andrea Pirlo, per collegarci al discorso che abbiamo fatto prima sulla riconferma, è stato il post partita di Andrea Pirlo, quando ai microfoni della Rai gli chiedono ma tu ti confermeresti? E Pirlo dà una cazzo di risposta che mi ha gasato tantissimo e dice certo mi riconfermerei, così non fa passare neanche un secondo, dritto, schietto, sincero, bam, così. Non le altre risposte che aveva dato in passato. Io mi ero veramente arrabbiato quando Pirlo era andato a dire no, so che ho fatto male, lo so io, lo sa la dirigenza, potrei fare di meglio, sto facendo male. È stato fin troppo sincero, cazzo. Perché Andrea è una persona d'oro, è inutile che stiamo qua a girarci intorno, è inutile che poi la gente vada a odiare Pirlo, perché è la cosa più stupida del mondo. Andrea come persona è una persona eccezionale, veramente, l'uomo Andrea Pirlo è un uomo eccezionale, qua c'è poco da fare, c'è poco da dire. E il fatto che abbia dato delle risposte di questo tipo ti fa veramente capire la bontà d'animo e l'inesperienza che ha di fronte a un mondo mediatico così cattivo, soprattutto direzione Juventus. Soprattutto direzione Juventus, perché la Rai ieri sera, e ci siamo capiti con questa roba qua. Quindi bisogna sempre stare attenti quando si parla di Juve, soprattutto se si è intesserato Juve. E la cosa più bella della serata, in assoluto, oltre a Buffon che viene salutato in questo modo, riguarda proprio Pirlo, ed è l'abbraccio con Dybala al gol di Chiesa, quando Dybala stava entrando proprio al posto di Federico. Mi si è sciolto il cuore. Ma l'immagine più bella in assoluto, signori, è al fischio finale Andrea Pirlo che salta, 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 saltella su se stesso e capisce di aver vinto il suo secondo trofeo da allenatore. E questo, a differenza della Supercoppa, che era una partita secca, è stato veramente costruito da Pirlo. Veramente costruito da Pirlo. Kulusevski è stato bene o male l'uomo in più di questa Coppa Italia per Andrea Pirlo, dove gli ha dato sempre molta fiducia, e forse anche questo il vero e proprio motivo che ha permesso ad Andrea di schierare il culo lì in quella posizione lì in una finale, proprio come Buffon si è voluto dare continuità a dei giocatori che in Coppa Italia avevano giocato. Quindi bravi, cioè bravi, bravi, bravi tutti, bravi tutti, e bravo Andrea, bravissimo Andrea. Se Kulusevski è stato il migliore in campo, Pirlo subito dietro, ma solo perché non ha giocato, perché è stato bravissimo fuori dal campo a livello tattico e fuori dal campo a livello di comunicazione. Quindi sono veramente contento di questa cosa. Poi sul futuro ci lavoreremo più avanti, ne parleremo più avanti quando sarà conclusa la stagione. Manca una partita, 90 minuti. Cioè fai 100, con i recuperi fai 100. Buffon, ultima partita con la maglia della Juventus. Probabilmente, a meno che non giochi anche a Bologna, cosa che non credo. Del Piero dal saluto alla Juve con l'Atalanta, ok? Buffon dal primo saluto alla Juventus con l'Hellas Verona. Guarda caso, questa ultima giornata di Serie A la Juventus la fa giocare col Bologna, Milan e Napoli, che sono le squadre che a perdere punti, giocano con Atalanta e Hellas Verona. Del Piero gioca la sua ultima partita in maglia Juve il 19 maggio 2012, Buffon gioca la sua ultima partita in maglia Juve il 19 maggio 2021. Ancora una volta,
Sempre finale di Coppa Italia. L'altra volta persa, stavolta vinta. Buffon vince il suo primo trofeo, la sua prima Coppa Italia col papà di Chiesa, con Enrico. Vince il suo ultimo trofeo con la maglia della Juventus, con Federico, il figlio. La dimensione immensa di un campione oltre lo sport. Quanto ti amo, Gianluigi. Mi mancherai tantissimo. E come ho già detto, a Buffon non gli do il voto. Buffon gli do sempre solo infinito. Che sembrava qualcosa di brutto, infinito. Buffon deve avere infinito e basta. Tutte le volte che giocherà, anche dovesse giocare col Bologna, prendere 7 gol, fare una cappella fuori dalla Champions, infinito. A Buffon non posso fare altro che dare questo voto. Ve ne dico un'altra. Buffon ha sempre vinto quest'anno. Quando ha giocato, la Juve ha sempre vinto. Così, tanto per mettere un po' di sale sulla carne secca, dove siete caduti, cioè, c'è proprio lo sbrago, io metto proprio del sale lì per farvi capire la statistica. Quadrado, bene, bene, sia in fase di spinta sia in fase difensiva. C'è quel dubbio sul gol di Kulusevski, quell'intervento su Gossens, molto duro. L'arbitro ci ha fatto capire bene o male che ha voluto utilizzare lo stesso metro di giudizio in tutta la partita. Già all'inizio ce l'aveva fatto capire quando Cuadrado si era buttato dopo pochi minuti per un contrasto abbastanza duro e l'arbitro l'aveva fatto giocare. Quindi l'arbitro voleva dare un tipo di impronta all'inglese, alla direzione di gara, e rimane quel dubbio lì. Io ve lo dico proprio sinceramente, ho visto i due replay che hanno fatto vedere ieri sera nel post partita, sia per l'eventuale rigore su Pessina, sia per il gol su Cuadrado, in tutti gli episodi. Io non ho guardato nient'altro, mi è bastato quello, ho festeggiato e non me ne frega un cazzo. E non me ne frega un cazzo, perché la Juventus ieri sera ha fatto una grandissima partita nel secondo tempo, ha fatto un secondo tempo veramente con i coglioni grossi così, e a me interessa questa roba qua. 6,5 per Cuadrado. Chiellini e De Ligt. Allora, hanno faticato, hanno faticato tantissimo tutti e due, però io non me la sento di dare delle valutazioni basse. Nel primo tempo con Zapata è stato un disastro, nel senso che erano sempre lì a lottare e forse anche un po' ballerini, però veramente io voglio partire da una base d'asta di 6,5, quindi 6,5, sono contento, abbiamo portato a casa un trofeo, il vecchio, il nuovo, il vecchio e il bambino, no? Che si tengano per mano, Chiellini e De Ligt. La coppia titolare, a questo punto possiamo dire, va bene che Bonucci aveva un infortunio che era venuto fuori una botta in allenamento, poi comunque entra e dà una mano a gestire gli ultimi minuti, però da quanto stiamo capendo Chiellini ed Elite nella testa di Pirlo è bene o male la coppia più affidabile che la Juventus può schierare. Danilo, anche lui non eccezionale, di compitino questa volta, dato che mancava Alessandro era obbligatorio schierare lui sull'out di sinistra. Ha fatto una partita onesta, ripeto, niente di eccezionale. Base d'asta, 6,5 a te. Poi ci sono tutti i centrocampisti. Allora, a me è piaciuto molto Bentancur. So che però non è stato così per tanti, perché già nei video di ieri mi avete detto: ma come ha fatto a piacerti Bentancur? Ma stai scherzando, ha fatto l'ennesima partita brutta. Vabbè, io vi dico la verità, a me invece è piaciuto un bel po'. Ovviamente tutte le volte che si trattava di andare a recuperare palla e di strappare il possesso degli avversari e farlo nostro. In fase di impostazione ci sono sempre dei limiti, e questo lo sappiamo. Però la garra e la voglia che ha messo Bentancur ieri sera, magari avesse avuto questo atteggiamento in tutte le partite che ha disputato quest'anno, probabilmente non saremmo nemmeno usciti dalla Champions per via di quel passaggio sciagurato a Szczesny. No, a me è piaciuto. Gli voglio dare 7, dato che la base d'asta è 6,5, quindi gli devo qualcosina di più, gli do 7. E Rabiot di fianco a lui un po' meno, ma comunque sempre una buona partita di Rabiot, pienamente sufficiente, assolutamente sì. Gli diamo 6,5, base d'asta 6,5. Rabiot sta crescendo, ragazzi. Rabiot sta crescendo, e questo diventa un punto interrogativo per l'anno prossimo. Può essere un giocatore importante per questa Juve? Bah. McKennie, assist anche per Kulusevski, una partita strana la sua, che si ritrova sempre a dover giocare in quella posizione un po' così. A me, ecco, prima abbiamo elogiato Pirlo, no? Dicendo che ha fatto una signora formazione, ha avuto la bravura di schierare Kulusevski, è stato bravo davanti ai microfoni. A me non piace però questo 4-4-2, o almeno mi piace, però proverei veramente a mettere i giocatori nei loro ruoli, perché McKennie lì non è il suo ruolo. McKennie è una mezzala, così come una mezzala Bentancur, così come una mezzala Rabiot.
così come una mezzala di costruzione Arthur, così come una mezzala Ramsey, noi abbiamo solo delle mezze ali, quindi capisco che forse in questo momento non ci si stia schierando con un centrocampo a tre per questo motivo qua, perché manca un vero e proprio regista, però McKennie lì mi sembra molto limitato, però McKennie ci mette sempre tanta sostanza, ancora un po' indietro rispetto al miglior McKennie. L'anno prossimo un McKennie mezzala di inserimento, eventualmente io credo che possa veramente fare una grandissima stagione e anche fare tanti più gol rispetto a quelli che ha fatto stasera, in questa stagione. Chiesa sembrava un po' sottotono, sembrava appunto obbligato a uscire anche per un discorso di continuità, un discorso di turnover, un discorso dell'infortunio, quindi ci stava la sostituzione in quel momento lì, e poi tac, il destino, forse anche la voglia di Chiesa di non uscire a bocca asciutta, e decide di iscriversi all'albo dei protagonisti. Tra l'altro poi vince il miglior in campo secondo, non so chi lo decida in realtà, la Lega o la Rai, non ne ho la più pallida idea. Fa un gol bellissimo con un grandissimo assist di Kulusevski con i tempi giusti, un gol veramente bello, anche Gasperini quando lo intervistano sottolinea 2-3 volte la bellezza di questo gol, e forse anche la facilità con cui l'Atalanta se l'è fatto fare. Stupendi, veramente stupendi i nostri ragazzi, che avevamo azzeccato nel pronostico. Poi avete visto la live reaction, l'ho messo anche su Instagram, azzecco esattamente i due marcatori. La volta scorsa dico il gol di Cuadrado al 90esimo e questa volta dico due marcatori, quindi non dico nient'altro, fine, basta, avete ragione voi. Però Chiesa 7, fai 7,5, no? Poi a base d'asta 6,5, Chiesa 7,5, vi diamo 7,5, ok? Perché voglio dare 8 Kulusevski. Allora, senza mezzi termini, senza mezze misure, il miglior Kulusevski della stagione. Perché qualcuno potrebbe dirmi, no, però anche quello con la Samp. A me quello con la Samp non era piaciuto, prima giornata di campionato. Parallelismo ulteriore, primo gol di quest'anno, primo gol di Pirlo segnato da Kulusevski, primo gol con la maglia nuova, che abbiamo usato ieri sera, aperta parentesi, stupenda, veramente bellissima. Il mio candidato sarà Chiesa, oppure De Ligt, oppure Cuadrado, sto ragionando un po' su quello che sarà l'acquisto. Primo gol con la maglia nuova e il miglior Kulusevski della stagione, senza se, senza ma. Ieri veramente ha fatto una partita in fase di non possesso bellissima, una partita in fase di possesso stupenda, superlativa. E questo, cazzo, questo che vogliamo anche per l'anno prossimo. Kulusevski largo a destra, Chiesa largo a sinistra, un centravanti in mezzo o Ronaldo che decide di fare quella roba lì, e poi giocare con un 4-3-3 offensivo spregiudicato con le mezzali che si inseriscono, un centrocampista che imposta, questo i ragazzini, i giovani in crescita, la Juventus del futuro è già oggi, Chiesa, Kulusevski, De Ligt, McKennie, Bentancur, Rabiot, è già oggi, la Juve del futuro va costruita, ma le basi, ve lo torno a dire, ci sono le basi. Le basi ci sono, vanno sistemate alcune cose, tipo capire come vogliamo giocare, ci serve il regista, ci serve un centravanti, ci serve un terzino sinistro, ma le basi ci sono. Bravo Kulu, bravissimo, bravo, sempre così ti voglio, cazzo, sempre così. Altro discorso, come dicevo prima, quel 4-4-2 non mi fa impazzire, sono anche dell'idea che Kulu lì sia abbastanza limitato, perché lui è un giocatore veramente bravo negli ultimi metri, a servire il passaggio come abbiamo visto con Chiesa, o a liberare il mancino come abbiamo visto nel gol dell'1-0. Kulu è quel tipo di giocatore lì, deve giocare negli ultimissimi metri, e poi c'ha una progressione, uno strappo palla al piede, che è veramente da giocatore forte. E quindi bisogna costruire, è in 2000-2001, non me lo ricordo neanche più, è giovane, e ha tutte le possibilità di crescita, bisogna capirli, i giovani. Tra l'altro Kulu credo che sia il giocatore che ha giocato di più in tutta la Juve quest'anno, tanto per farvi capire quanto anomala è stata questa stagione, dove un ragazzo di 20 anni dovrebbe essere inserito gradualmente, ma dove per necessità invece è stato veramente utilizzato sempre. Ronaldo, non il miglior Ronaldo, base d'asta 6,5, quindi 6,5 il minimo indispensabile, perché parte il tacco per Chiesa, veramente poca roba. Questo è il brutto, no? Il brutto è esattamente questo, che Ronaldo non ha fatto una gran partita all'interno della bella partita della Juve. Avesse poi fatto gol Chiesa su quel palo là, certo staremmo parlando della genialata di Cristiano Ronaldo, però è sempre un episodio. Non mi è piaciuto Ronaldo, secondo me il peggiore in campo, insieme a Danilo se vogliamo, e a Chiellini forse, però 6,5. Tutti e tre. E poi entra Dybala, che fa quel bellissimo abbraccio con Pirlo, come abbiamo detto, niente di che. L'altro cambio invece chi è stato? A Bonucci, giustamente, però direi che, vabbè,
Base d'asta, 6,5, diamo il 6,5 politico, anche a loro due c'è poco da dire. Sono contento perché ieri sera si è visto il gruppo, cosa che ultimamente si faceva un po' fatica a vedere, e vuol dire che i ragazzi forse al mister li vogliono veramente bene e stanno iniziando adesso a capire quanto stava pesando la direzione che si era presa in stagione e quanto potrebbe pesare una Juve fuori dalla Champions. Il problema di fondo è che adesso non dipende più da noi. Purtroppo quella partita col Milan è stata una batosta incredibile che potrebbe aver aperto gli occhi, perché da quella partita in poi la Juventus ha risposto presente. Era meglio almeno pareggiarla. Voi cosa dite? Però ovviamente siamo soddisfatti per ieri sera e per l'ultima partita di Serie A. Avremo tempo perché ci sono ancora 2-3 giorni di allenamenti, di interviste, di conferenze stampa, di chiacchierate tra me e voi. E sono veramente contento della community bellissima che sta nascendo, lasciando stare quelle mele marce appunto che vengono qua solo a dire ladri, bla 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 bla, 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 bla.